Sempre dal Tresor di Gallipoli, perché la vacanza continua, ma siamo sempre, sempre, sempre sul pezzo ugualmente. E allora, questo lunedì 5 agosto, che sta volgendo al termine, ci ha lasciati con due certezze. La prima è la presenza di Dybala alle visite mediche e relativo allenamento del pomeriggio. La seconda è la partenza di João Cancelo alla volta di Manchester, perché possiamo definirlo affare concluso il suo trasferimento alla squadra di Pep Guardiola in cambio di Danilo. Poi ne parliamo. Siccome faccio anche televisione e stiamo parlando comunque da un canale che ha bisogno pure di immagini, noi le abbiamo, le immagini di questa giornata, ce le ha fornite, come spesso accade, la nostra Sara. E quindi passiamo a vedere le immagini della giornata, le visite mediche di Dybala e la partenza. Breve, pochi secondi, ma Sara è stata molto brava a catturarli. La partenza di João Cancelo, che lascia la Continassa in macchina. Via con le immagini. Boh, ciao, sì, con l'autista, all'aeroporto. Allora, l'avete visto, ringraziamo ancora Sara, vi ricordo il suo profilo Instagram, SaraMV97, Sara Vendola è il suo nome e cognome. Ringraziamo ancora lei per il prezioso contributo e partiamo dalle visite mediche di Paulo Dybala, che si è presentato assieme ad Alessandro. Mancavano sostanzialmente loro due per terminare il ciclo delle visite al J Medical. Paolo! Paolo! Beh, devo dire che sono stati accolti da grandissimo calore, lo avete visto nelle immagini. La zona non era stata transennata come era avvenuto in altri casi precedenti. Probabilmente la Juventus non si aspettava tutta questa gente ad aspettare Paulo Dybala e quindi non ha ritenuto opportuno ricorrere al cerimoniale delle grandi occasioni. Comunque Dybala ha naturalmente superato le visite mediche nel pomeriggio, anzi all'uscita, come vedete, avete visto le immagini, si è fermato a rilasciare autografi, è stato circondato da tantissimo affetto, da tantissime richieste di rimanere e adesso vedremo cosa succederà, naturalmente, perché ci sono, persistono queste voci che riguardano il Paris Saint-Germain. E la possibilità, cioè, che Dybala possa prendere il posto di Neymar qualora appunto Neymar lasciasse la squadra francese. Adesso non aggiungete al fatto che io dica che Neymar sta per lasciare o potrebbe lasciare la squadra francese il fatto che potrebbe andare alla Juventus, perché non è così, non mi risulta che sia così, lo ripeto ancora una volta, è una situazione molto simile a quella che si era creata ai tempi con Pep Guardiola, molto più una suggestione che una situazione che ha un suo fondamento, perché come in quell'occasione qua si sta parlando di una situazione economicamente insostenibile, ancora maggiormente insostenibile rispetto a quella che poteva riguardare Pep Guardiola. Stiamo parlando di un calciatore che percepisce uno stipendio netto di 35 milioni netti di euro all'anno, che sulle casse della società all'ordo peserebbero praticamente il doppio o comunque tantissimo, di un giocatore che per lasciare il Paris Saint-Germain naturalmente chiederebbe un ulteriore incremento dell'ingaggio. Non credo che se lo spalmerebbe, non credo che se lo ridurrebbe, forse lo farebbe solo per il Barcellona, e di un cartellino che il Paris Saint-Germain valuta adesso attorno addirittura ai 300 milioni di euro. Quindi, ragazzi, completamente al di fuori di ogni minima e residua possibilità per la Juventus. Quindi è stata una suggestione, è stata una situazione nella quale il padre di Neymar, su mandato del figlio, ha sondato qualche società, tra cui la Juventus. Lo ripetiamo ancora, Juventus deve ritenersi, come dire, onorata
del fatto che un grande giocatore come Neymar abbia preso in considerazione una società come la Juve, ma nulla di più. Almeno per il momento, e credo ci vorranno un bel po' di anni ancora perché la Juventus possa permettersi un'operazione di questo genere. Quindi Dybala potrebbe, non è detta, potrebbe, è un grosso condizionale quello che sto usando in questo momento, potrebbe ancora essere sul mercato alla volta del Paris Saint-Germain. Quello che rimane è un Dybala sicuramente, come dire, orgoglioso del fatto di aver detto di no al Manchester United, perché voleva dire di no fin dall'inizio. Lo dimostra la cifra che ha richiesto, 11 milioni più bonus, cifra che il Manchester United non gli poteva garantire, perché c'è stata una riduzione, anzi del 25% degli stipendi per il mancato raggiungimento della Champions, anche di questo avevamo già parlato, ma era una chiara richiesta per farsi dire di no. Che Dybala si è presentato questo pomeriggio all'allenamento? Beh, un Dybala, come dire, forse orgoglioso della scelta che ha fatto, ma al tempo stesso forse anche un po' scosso, usiamo il termine deluso, dal fatto di essere stato messo sul mercato dalla Juventus nonostante le parole di Sarri. È un refrain anche questo, ma vale la pena di sottolinearlo. È vero che si dice, ma sono giocatori strapagati, dovrebbero avere sempre il sorriso stampato sulla bocca, però ragazzi, questo è falso moralismo. È moralismo non da 4 soldi, da 4 milioni di soldi e forse anche più, però attenzione, non per questo non devono provare delusioni, non devono provare momenti di sconforto, non devono provare emozioni, cioè sono esseri umani. Poi nella loro logica i guadagni sono completamente al di fuori del nostro modo di pensare, quindi della nostra portata, ma ciò non toglie che possano provare dei sentimenti, ci mancherebbe altro, non solo dei robot. Quindi è un Dybala che adesso valuterà probabilmente, qualora ci sia, l'offerta del Paris Saint-Germain, qualora ci sia. Non ci fosse, è un Dybala che dovrà restare alla Juventus. In quali condizioni, mi chiedo io, in una società che ti ha messo sul mercato? Beh, a questo punto o tiri fuori il doppio di quello che puoi tirare fuori normalmente, o rischi veramente di vivere una stagione, o mezza stagione, perché poi c'è sempre un mercato di gennaio, ma difficilmente si fanno operazioni grandi in quella sede, rischi di vivere una stagione ancora più pesante di quella che hai vissuto in passato, nel recente passato, cioè l'ultima, nella quale Dybala è stato il terzo giocatore più impiegato da Massimiliano Allegri, ma durante la quale appunto con il tecnico bianconero c'era evidentemente qualcosa che non andava. Ecco, qui c'è un allenatore che ti stima, che ti vuole, che probabilmente è contento, è molto contento che tu sia rimasto, però a questo punto devi dimostrare il doppio del tuo valore, devi tirare fuori il doppio di quello che hai dentro per poter convincere un po' tutti. Attenzione anche alla situazione di Higuain, perché anche qui passano i giorni. È vero che è richiesto dal mercato italiano, il mercato italiano chiude il 2 di settembre, però continua a voler rimanere, continua a non sbloccarsi la trattativa con la Roma, che sta per cedere Dzeko. Allora attenzione, perché questo è un tassello importante di quello scacchiere o di quel mosaico che ancora era fermo, o che ancora è fermo, sostanzialmente è fermo, ma che potrebbe muoversi da un momento all'altro. Detto di Dybala, detto di Higuain, diciamo qualcosa di Pogba? Non lo so, perché tutte queste mosse adesso ingenerano probabilmente anche un'attesa forse un po' eccessiva sulla questione Pogba. Beh, ma la questione Pogba lo sapremo presto se si sblocca o no, e in quale verso si può sbloccare, perché siamo al 5 di agosto ed è passato, domani è il 6 di agosto, quindi chi mi vedrà domani ovviamente starà vivendo il 6 di agosto, vorrà dire che mancheranno 2 giorni, 3, considerando il 6 pieno, il 7 pieno e l'8 pieno, alla chiusura del mercato della Premier League. O Pogba si muove entro 24 ore, ragazzi, o la vedo difficilissima, e vedo anche per lui un anno difficile se dovesse rimanere al Manchester United. Quindi qua le cose potrebbero precipitare o comunque sbloccarsi, dipende dai punti di vista, da un momento all'altro. Quindi attenzione, fate pure salire l'ansia, Pogba o va a Madrid o torna alla Juventus. Non vedo altre alternative in questo momento. Sono più propenso
No, non sono propenso a niente, non vi dico niente. Non lo so perché onestamente non lo so. Se si muove da lì o va a Madrid o va alla Juventus, e lo sapremo, credo, entro le prossime 24 ore. Io credo entro massimo la chiusura del 6 agosto o l'inizio del 7 di agosto, perché poi francamente il Manchester United non avrebbe più tempo. Ha risolto la questione d'attesa all'altra squadra di Manchester, il Manchester City. L'avete vista nelle immagini, la scena della macchina che lascia la Continassa, lì sopra c'era Cancelo. Ha raggiunto l'aeroporto di Caselle, diretto a Manchester, affare praticamente chiuso, un conguaglio di circa 30 milioni per la Juventus, più Danilo, giocatore da recuperare non solo fisicamente ma anche mentalmente, e questo sarà opera naturalmente di Maurizio Sarri, operazione che era stata annunciata, e lo dico per primo, dal nostro collega, dal mio collega Sandro Sabatini di Sport Mediaset, ancora un mese e mezzo fa, e che poi si è compiuta, ma perché c'erano stati poi degli intralci dovuti al fatto che inizialmente la Juve non accettava contropartite tecniche, voleva solo monetizzare. Beh, la Juve in questo caso direi che è stata bravissima, ha accettato contropartita tecnica e ha monetizzato una plusvalenza su Cancelo. E altro da aggiungere al momento non ce n'è. Attenzione, perché la situazione potrebbe risolversi o precipitare da un momento all'altro nelle prossime 24 ore. Non aggiungo altro, aggiungo sì, naturalmente i ringraziamenti sempre di cuore a tutti voi che mi seguite, e naturalmente l'invito è ad iscrivervi, a diffondere la voce, ad incrementare questo che è ancora un piccolo esercito, ma può diventare un grande esercito che si farà sentire, non sul campo ovviamente, sul campo ci vanno i giocatori e vanno lì a definire le uniche, vere e reali sentenze. Ciao a tutti, alla prossima!